lo giuro, io sono Mattia Tessa e in questo episodio cerchiamo di disfarci dei nostri scomodi vicini di Cirenaica. Allora, vorrei vedere un attimo se riesco a fare il trucchetto di mandare già le truppe in là prima di dichiarare guerra. Questi perché stanno perdendo gente? Ah, perché sono per strada. Sì, li avevo mandati in su, adesso mi ricordo. Civic Advances, più commercio e meno spesa mensile per i nostri tizielli. Questi su 21 già hanno perso 800 persone solo di fame da deserto. E qua abbiamo perso 400 persone solo di fame da mare. Insomma, la fame è una brutta bestia. Allora, io direi che... Allora, qua hanno dei mercenari, ma non sono loro e non hanno soldi, soprattutto. Io direi che se io facessi... Ah, ok, io chiamo gli alleati. Ottimo. Ottimo. Vada, ci proviamo. Vai. Ragazzi miei, non so dove sono le loro truppe, più che altro, ma... Low Navy Maintenance. Fleet Maintenance by default. Appena quelli sbarcano, li mando a riparare un attimo. Dove qua? Menelaos? Sì. Ce la fate sbarcare? Oh, ragazzi miei, mannaggia quante fatiche. Oh, facciamo un attimo che Detach Siege e... Perché non fa un Detach Siege? Ma forse l'ha fatto? Sì, l'aveva fatto. Cos'è? Vada. Dove sono le truppe loro, più che altro? Dove sono le truppe loro? Ah! Oh! Oddio, quello che avevo mantenuto prima al suo incarico stava rubando dei soldi. Se lo buttiamo via, adesso dobbiamo prendere un'altra persona al suo posto, però... Vai. No, aspetta, ci serviva quello? Sì. Possiamo prendere anche un Omen. Prenderei un Growth. Ok, andate in qua. Le navi come sono messe? Sono ancora tutte rotte? Sì, ovviamente. Lisippo è morto, 83 anni. Era un governatore? Sì. La provincia di Assuan. Allora, chi mettiamo? Commerce income? No, direi di no. Questo è dell'erba buona? Sì. È un po' corrotto. E non c'è del tutto leale. Però ci può stare, dai. Speriamo che non ci crei delle grane. Ultime parole famose, eh? Mi sa tanto. Allora, Dove sono le truppe della Cirenaica, più che altro? Ah, questi sono a posto, quindi mandiamoli qua a vedere. A spiazzare un po' che cosa sta succedendo.
Allora, qua prendiamo attrito, ma comunque perdiamo meno gente di quanto ne guadagniamo, per fortuna. Oh, quelli sono là, quindi non dovrebbe essere un problema. Cioè, questi qua sono dei mercenari, quindi... Sempre solo 6 truppe che non sono qua. Allora, smezza questo, manda metà qua e l'altra metà la mando qua per l'assedio. Per questo assedio qua, perché là c'è un forte, se non ho capito male. Fortification, sì, è l'unico forte che c'è, no, ce n'è anche uno là sotto. Sì, a Mendrion. Sono... Ah no, sono questi 6.000 da Cirenaica, ok. Allora, vada qua. Ehi, ti ho detto di andare qua. Ah, non può andare perché c'è il tizio là. Allora, scusa, no, vai qua. Che almeno non pigli attrito. No, mi spiace. Oh, possiamo prendere una nuova invenzione, direi che lo facciamo. Allora, prendiamo un heavy inventino nascosto, meno 10 che ci sta bene. Starting experience, no vabbè, national tax, national freeman output. Vada. Capitan import route. Tasse più 5%. La lealtà dei governatori ci sta. Più una diplomatic reputation. E un woman power, dai, facciamo così. Ci serve un po' di tutto alla fine, quindi. Allora. Al momento abbiamo solo 16 perché non abbiamo occupato tutta la roba, vero? Allora, qua noi abbiamo detto prenderemo la Cirenaica. E la Cirenaica è tutta sta zona qua. Ok. Quindi dobbiamo arrivare fino a Taukeria e Balagrai. Balagrai, ok, la prossima Taukeria, ce ne mancano ancora tre. Status quo, vaffanbrodo, perché qua abbiamo bisogno di recuperare un po' di roba. Guardiamo un attimo i barbari come sono messi qua, che non ci spawni della roba addosso. 6, 12, 5... 50. Speriamo che non capite niente. Speriamo che non capite niente a breve. Ok, ora solo il cronometro per non fare un episodio troppo lungo, perché sennò poi dopo diventa troppo pesante da vedere, da caricare, dappertutto, insomma. Quel blocco navale ce l'ha, vero? Sì. Ottimo. Vediamo che dado tira. 3. Porca miseria. E dentro c'è parecchia gente. Sono 11.000 persone dentro la città. Ah no, sono... Cosa? Perché 15? Perché? Ah, forse per quella gente che non posso sogliere. I cavalieri, sì, che non possono partecipare all'assedio. Dai. Pigliamoci sta zona. Tra l'altro, che risorse ha questa zona? Simple terrain, trade route. No, trade goods. Allora, abbiamo del pesce, delle olive, livestock, leather, olives, vegetables. Si stanno muovendo. Olives. Hanno recuperato due corti in più. Sì, adesso sono 8.000. Che generale hanno? Un generale di livello 7 e uno di livello 9. Ma cosa stanno facendo con quello là di livello 9? Un Kaiser, stanno girando a caso. Però hanno due cavalieri pesanti. Ah.
Ok, allora vediamo un attimo cosa vogliono. Leader, ok. 10 popolarità. Vada. Allora, direi che questi si muovono in qua, questi si muovono in qua. Tanto questo dovrebbe essere automaticamente preso dopo tipo un mese, una roba del genere. Quindi direi che voi potete anche andare in qua. Salt, no, mi spiace. Allora, Balagra è già nostro, quindi muoviamo in là. Si stanno muovendo gli 8.000. Però hai modo di pagarli? No, che non hai modo di pagarli se ti muoiono. Perché hai solo 4 monete, sai, caro? Noi ne abbiamo 736. È tutto un altro discorso. Possiamo anche affrontare una nuova tradizione militare. Allora, cosa potremmo prendere? Direi che vado con questa, prima più che altro poi voglio prendere quella là che mi costa almeno i mercenari o il morale delle armate migliore. Allora, poi muovetevi in qua, così adesso... paghiamo di più il mantenimento di tutto, eh. Però siamo saliti di morale, insomma, le armate più efficienti. Ah, Cirenaica abbiamo praticamente tutto. Allora, se noi volessimo chiedere tutta sta roba qua. Questa no. Allora, continuiamo a mandare schiavi ad Alessandria, ma vabbè. Questo ha messo 3 monete. Ma staranno facendo debiti, suppongo. Allora, con le navi muoviamole magari in qua. Spero che non patiscano attrito qua. È morto qualcuno che non so chi. Ma io direi che possiamo anche concludere senza picchiarci. Allora, se loro ci danno tutto questo ambaradan qua. Sirtica, aspetta un attimo, la Sirtica qual è? Ah no, la Sirtica è là. Mi sa che le prendiamo lo stesso. No. Perché ci hanno rinunciato, ma adesso conviene che ci muoviamo insieme. Andiamo noi qua, sai? Non so se riusciamo ad annetterceli del tutto, ma se riuscissimo ad annetterceli del tutto sarebbe un'ottima vittoria. No, qua ci va solo un mese per pigliarlo. Allora cosa vanno a prendere? Non lo so, vanno a romperci le scatole in pratica.
Allora, facciamo così. Allora, crea una nuova unità in cui mettiamo uno, due, tre. Ma è un fanteria pesante, no? Vada così. Questi li mandiamo qua. E questi altri con marce forzate vi mettete. No, vi mettete a inseguire loro. Ok. Questo non può fare marce forzate perché. Boh. No. Oh, dovremmo sconfiggere, speriamo bene. Sì, il morale sta crollando. Ottimo. Ah, hanno creato altre due truppe, eh? Altri 2000 uomini. Ma dovremmo farcela comunque. Oh, speriamo che non mi spawnino addosso quelli, cioè che non mi vadano addosso quelli fuggendo, perché se me li sfondano così a caso mi girerebbero un po', eh? Siamo tutti e due prendendo l'otterito comunque. No, vanno qua a Serapion. Serapion, scusate. No, Kainon, ok, quella è la capitale della provincia. No, scusami, ma abbiamo bisogno assolutamente di quello che ci chiede meno soldi. Sì. È andata ormai. Stiamo prendendo parecchio trito in questi ultimi mesi, ma stiamo perdendo manpower. Ma non tantissimo alla fine. Per quello che ci abbiamo guadagnato ne è valsa la pena, assolutamente. Ah, non mi fa. Ah sì che mi fa andare. Oh, voi prendete questo. Che sta reclutando delle truppe qua, eh. Ah no, credo fossero sue truppe, invece non sono i miei. Allora, vediamo un attimo, adesso dovremmo poter aggiungere anche barca, tutto. No, 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 vogliono unirsi alle sue schiere. No, 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 scusa un attimo. Oh. Sono delle sue schiere personali, no? Siamo fuori? Quante monete hanno? Non hanno monete. Hanno un po' di soldi, ne hanno. Dove li hanno accumulati sti soldi? Hanno fatto debiti.
Me l'accettano comunque tutta questa annessione qua. Mi sa che gli va bene anche di essere completamente annessi a questo punto. E ci sta, cioè ci mangiamo sto pezzetto qua che non è nulla male alla fine. Cioè non è la cosa più splendida del mondo, però è una buona espansione. Tra l'altro, qua i nostri ragazzetti qua, li stiamo annettendo. Nel 541. Ci mancano ancora 60 anni. Ma ci va una vita infinita ad annetterli questi. E questa è l'annessione. Diplomatic reputation. Ah, siamo aumentati la diplomatic reputation? Ok, se aumentassi la diplomatic reputation, vuol dire che ci metterebbe di meno, probabilmente. Vai un attimo. Allora, più 0,10. Forse sì, non mi ricordo più cosa diceva allora. Allora, adesso sono completamente sottomessi. Aggressive expansion, più 19, ma ci sta. Dai. Ok, ora è tutto nostro. Vuol dire che queste truppe le teniamo qua per evitare che ci siano dei problemi. Le navi le mandiamo insieme qua. Ok, meno 0,21 mese vuol dire che ci vorranno una valangata di mesi, ci vorranno tipo 10 anni. Allora, vediamo un attimo il discorso delle province adesso qua. Allora, la Sirtica, che adesso è mia, ha 0 trade route. La Barca, 0 trade route. Cirenaica, 0 trade route. E Marmarica, sempre 0. Presso Libia, no. Però niente. Ehi, no, scusa un attimo. Libia è 0, ma Western Delta, 3 di 3, sempre. Cosa me ne faccio di tutti questi surplus qua? Di vetro? Non c'è nessuno che vuole del vetro? È perché il problema è che qua siamo pieni di schiavi. Siamo pieni di schiavi a caso. No, ne converto un po' così in massa. Ok, cosa faccio? Li sposto? Boh, dove li sposto a fare? Alla fine non mi serve così. C'è una mappa della distribuzione della popolazione? Sì, ok. Allora, mandiamo degli schiavi dove c'è poca gente. Allora, scusa, questo move, per esempio, dove lo mando? A Ker... Boh, li mando a Naka. Posso mandarlo a Naka? No, posso mandarlo solo qui nei dintorni. Quindi Tapori, Siri, Meghalaya, per esempio. Lo mando a Taporisi il Megare, ne mando un'altra a Taporisi il Megare, ancora, ancora. Ok,
Quanti ne ho adesso? 49 comunque. Vai, 1, 2, 3, 4. Adesso Toporisiri Megale, ce n'è 18, ok. Ne promuovo un paio a Macedone ellenico, Macedone ellenico. Ottimo, dai, vai. Un po' di gente in più, perché non posso avere tutti sti schiavi tutti là. Cioè, è un casino avere tutti sti schiavi. Vada. Tanto soldi ne abbiamo al momento, quindi chi se ne. E direi che ci siamo espansi leggermente. Dai, abbiamo preso sta parte qua. Agatocle. Dai, questo abbiamo preso. E questa roba qua che in realtà è del nostro suddito, ma va bene, dai, come fosse nostro alla fine. I barbari come sono messi? Sono un po' un casino sempre i barbari, eh? Ce n'è anche qua. Dobbiamo aspettare di salire un pochettino di manpower là, probabilmente. Ma io direi che per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo nella prossima puntata di Imperator Rome. Vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto. Iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.